Ciao amici di Napolità, giornate dure, giornata dura, perché si sta scegliendo il successore di Rudy Garcia. Per tutti quelli che hanno detto che Garcia è andato a Nizza, se n'è andato, ce lo siamo levati davanti, calma, perché lui va sempre a Nizza, appena finisce, diciamo, appena c'è la sosta, appena le giornate libere va a Nizza, perché lì c'è la moglie e la figlia nata da pochissimo. Quindi ecco, possiamo dire certamente che Rudy Garcia non allenerà il Napoli mercoledì, quindi non sarà a Castelvolturno. Però dobbiamo capire chi potrà essere il suo successore. In questi momenti, mentre sto producendo questo video, si sta avvenendo l'incontro tra Tudor, Igor Tudor e Aurelio De Laurentiis. I nomi poi sono sempre gli stessi, però la cosa importante, io voglio sapere da voi nei commenti chi allenatore vi piace, perché poi vi devo dire una cosa importante su Tudor. Arrivano, vedete, notizie positivo Igor Tudor, ve lo leggo in diretta perché noi poi siamo così. Allora, Igor Tudor è sempre più vicino a diventare il nuovo allenatore del Napoli, incontro positivo oggi a Roma, il suo difensore e quello del Napoli sono al lavoro. Poi no, difensore, hanno sbagliato, per stirare il contratto, non è il suo agente, lo chiamano difensore perché qui le traduzioni sono un po' strane. Comunque diciamo che è quasi tutto fatto con... Vi devo spiegare una cosa con Tudor, però nel frattempo ricordatevi di iscrivervi al canale, di attivare la campanella delle notifiche, di lasciare un like a questo video e soprattutto ricordatevi di iscrivervi a tutti i nostri social di Napolità. Tudor arriva con un sistema di gioco diverso. È un po' tanto tempo che ci basiamo su quelli che sono i sistemi di gioco, ma io cerco di dirvelo spesso, soprattutto quando faccio i contenuti di analisi tattica, che alla fine il sistema di gioco non è proprio importante. Perché ad esempio qui vi faccio vedere delle dichiarazioni di Tudor quando allenava il Verona e dice praticamente: guardate, il sistema di gioco è quasi diventato secondario, perché io voglio una squadra che abbia identità, una squadra che è molto aggressiva e una squadra che soprattutto riesce a interpretare quello che è il mio calcio. Quindi però qua fa un passaggio, lo sottolineo, tanto se difendi a 3 costruisci in un modo, se diventi a 4 un mediano si sposta tra i difensori, quindi diventi di nuovo a 3. Attenzione che qualcuno si era lamentato di sto fatto del play che veniva a fare la regia, però ecco, può darsi che lui ha cambiato. Anzi, io sono andato a vedere un po' le sue prestazioni nell'Olympique di Marsiglia, dove gioca, lui completa un campionato, una stagione positiva, perché fa al terzo posto, finisce al terzo posto, poi lui se ne va, non è che viene esonerato. Iniziamo a fare le cose per bene, se noi iniziamo a leggere è stato cacciato dall'Arabia, mo magari qua succede è stato cacciato dalla Francia, no, lui si dimette per alcuni motivi, però fa una buonissima stagione, fa 3-4-2-1 o 3-4-3, più o meno è quello il modulo di gioco. Lui si unisce tanto a quello che è l'idea di Juric, uomo su uomo, una squadra molto propositiva, ripeto, molto aggressiva, però poi al momento della firma andiamo a fare un contenuto un po' più approfondito. Però ripeto, non preoccupatevi della questione sistema di gioco, perché oramai è passata. Lui è uno che secondo me si sta aggiornando e si aggiorna tanto, e si è visto, ripeto, in questa stagione francese. Ma a me è piaciuto anche il lato mentale. Nella stagione di Pirlo, quando Pirlo era alla Juve, c'era proprio lui come vice Tudor, e si vedeva spesso, anche quando magari usciva su Sky, su altre piattaforme, l'ambiente, quindi il momento in cui si allenava la Juve, lui era proprio in prima linea, addirittura più di Pirlo. Quindi questo mi fa ben sperare per quello che riguarda l'approccio che lui avrà con la squadra. Lui è un allenatore molto diciamo di emozione, è croato, è molto molto caldo, è molto voglioso di richiedere tanto ai calciatori, e secondo me è importante ad oggi andare a cercare un tecnico che possa stimolare questi ragazzi, che sicuramente sono ancora stimolati, sicuramente si rendono conto che sono molto molto forti, però c'è bisogno di una scintilla. Rudy Garcia non è più accettabile, ma perché credo che dopo la prestazione di ieri, io cercherò di andare a dire qualcosa magari domani su Napoli-Empoli, perché poi dobbiamo anche andare a prendere questa partita come goccia che ha fatto traboccare il vaso, al di là di quella che è la sconfitta, ma secondo me sono state proprio le scelte che hanno manifestato la confusione dell'allenatore, che purtroppo non è stato agevolato, non è stato aiutato né dalla proprietà, ma probabilmente neanche dai calciatori, però ha evidenziato, purtroppo, lo dico purtroppo perché io sono del parere che un esonero non è mai una cosa positiva, però diciamo ha fatto capire che lui non è adatto per il mondo Napoli e per guidare
questa squadra che è piena zeppa di campioni, di calciatori che sono fortissimi, però ora con l'insediamento del nuovo mister, ora non ci saranno più alibi, non ci sarà più tempo per pensare, perché a mio parere, forse andrò controcorrente, ma secondo me questo Napoli può addirittura ancora giocarsi il primo posto. Lo so che è difficile, lo so che forse voi mi prenderete per pazzo, ma io vi faccio un calcolo semplice: il Napoli deve ancora affrontare la capolista attuale in Serie A, cioè l'Inter, può andare ancora appena perché ha da giocare andata e ritorno. Se dovesse vincere queste due partite, poi ci sarebbero 4 punti solo di distanza, e secondo me con 26 partite da giocare, con tantissimi punti a recuperare, si potrebbe anche pensare che con un cambio di rotta questo Napoli potrebbe ancora partecipare per il campionato. Ma che poi dobbiamo pensare alla Champions League, dobbiamo pensare alla Coppa Italia che ancora deve neanche iniziare, e dobbiamo anche pensare alla Supercoppa. Quindi quando si parla di traghettature dobbiamo andare piano, e soprattutto quando quelli che dicono è mezza stagione, io capisco che ad oggi il ragionamento potrebbe essere tendente al negativo, però ragazzi, piano piano, se arriva l'allenatore giusto, se De Laurentiis sceglie il profilo corretto, per me ad oggi non si può pensare a qualsiasi cosa. Ovviamente dobbiamo pensare, perché poi abbiamo parlato tanto di Tudor, i nomi fatti oltre a Tudor sono quelli che un po' sentivamo da tutti gli addetti ai lavori: Mazzarri, Cannavaro. Che però Cannavaro, io vi posso dire la mia, secondo me da quando l'abbiamo visto ieri vicino a De Laurentiis, lui e il fratello, secondo me De Laurentiis non fa una scelta così banale, prende l'allenatore che poi si porta in tribuna mentre si sta giocando la partita dentro fuori del suo predecessore, quindi io addirittura toglierei Cannavaro. Quindi Mazzarri, secondo voi Mazzarri potrebbe essere l'allenatore buono? Perché poi ragazzi, gli altri, ovviamente Tudor, Mazzarri e Cannavaro non sono i miei allenatori preferiti, ma mi rendo anche conto che ad oggi allenatori miei preferiti non ce ne sono, e quindi dobbiamo sperare che sia la scelta giusta. Un bacio e un abbraccio da Zaza. Ragazzi, ci saranno tantissime notizie, quindi ricordatevi di seguire Napolità. Ciao!